nelle ultime tre giornate, vittoria che manca da 35 giorni, un avversario ormai facilmente riconoscibile dallo specchietto retrovisore. Per dare un calcio alle paure, per ricominciare a viaggiare, oggi c'è solo un verbo a disposizione: vincere. Una buona domenica da Cesena, Orogel Stadium, Dino Manuzzi, da dove vi saluta Luca Alberto Montanari. L'applauso dell'Orogel Stadium, Dino Manuzzi, ovviamente anche per la famiglia di Mario Noce, il minuto di silenzio, insomma, dedicato anche allo sfortunatissimo terzino del Cesena che ha perso il papà in settimana. Tutto pronto, si comincia. Biondini la recupera, confermato titolare, buono, ottimo qui tra le linee. Allora Tortori apre molto bene dalla parte opposta per Alessandro, uno contro uno con Vecchione dentro l'area. Alessandro scatenato con il destro, Alessandro, pallone sporco. Tonelli punta dentro al campo, nell'imbuto centrale per Biondini, ancora il biondo, buono dentro l'area, Tortori qui tamponato, attenzione simulazione, giallo per Tortori. De Feudis apre il compasso a sinistra per Danilo Alessandro, si inserisce Valeri, servito dentro l'area, Valeri, il cross, l'uscita di Menegatti, si accartoccia il portiere del Montegiorgio, era uno sviluppo interessante sull'asse De Feudis, Alessandro Valeri, credo il primo piano per, come dire, eliminare quantomeno lo 0-0. Due tempi ancora, battuto da Marchionni, lascia giocare, attenzione Albanesi, Albanesi al limite, Albanesi dentro l'area, Albanesi con il sinistro, che brivido, a un passo dal vantaggio il Montegiorgio con il suo esterno Albanesi, prima chance della partita, lasciato sul posto Cioffi, si defila Albanesi, poi bravissimo Cioffi anche un pochino a disturbarlo, dentro era libero Pellizzi. Buono qui uno contro uno, poi il pallone dentro Valeri, il cross basso, poi Cioffi per Benassi, poi Menegatti. Alessandro cerca un buco da quella parte, dentro l'area, Alessandro cerca il cross, secondo palo, Biondini, pallone che esce di centimetri, andiamo a rivedere, guardate un po', colpisce neppure malissimo, anzi bravo qui Alessandro, bravo anche Biondini. Cesena che chiude in avanti, lato corto dell'area di rigore, Tonelli uno contro uno con Mariani, fino in fondo, Tonelli cerca il cross, copre in testa Benassi, miracolo, il pallone è uscito. Su questo cross, impossibile giudicare ovviamente da questa immagine, finisce qui il primo tempo, non vale ovviamente il copre in testa di Benassi, si ricomincia, è ricominciata Cesena-Montegiorgio, si ricomincia dallo 0-0, dunque il risultato invariato, lo stesso di domenica scorsa al nuovo Romagnoli. Va dentro l'area, poi al limite, Tortori, Tortori, prova a mettersi in proprio, allarga a destra, morbido, Tonelli al limite, dentro, Tortori, la deviazione di Biasiol, Cesena in avanti, calcio d'angolo, allora Tonelli, dentro, Munari, Munari, fino in fondo, Munari all'indietro, poi Tonelli, anticipato, galoppa Valeri, praterie per lui, a sinistra, arriva Mariani, il cross, attenzione, il tocco, Alessandro! Andiamo a rivedere, insidioso tiro cross di Valeri, e da due passi, ma praticamente era sulla linea. Decentratissimo Danilo Alessandro, apre a destra per Tonelli, è un'idea interessante, buono il controllo, ottimo Tonelli in area, Tonelli con il sinistro, Tonelli, 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 vantaggio Cesena, primo gol in campionato per Simone Tonelli, grande sciabolata di Benassi, vantaggio di Simone Tonelli 1-0, l'urlo liberatorio di Beppe Angelini. Eccolo qua, completamente a vuoto Ghiani, sublime controllo e tocco di Simone Tonelli, pallone che bacia il palo e si infila alle spalle di Menegatti, questo è un gol bellissimo, servito arriva da dietro Tonelli, la posizione regolare, dentro l'area di rigore, c'è Alessandro dietro, Tonelli prova lui, Munari di testa, anticipato, se ne va, si è girato, libero Tonelli dall'altra parte, slalom speciale, Tortori al limite, va Tortori, prova dentro l'area di rigore, perde la briglia, poi con il sinistro, deviato, sontuosa giocata e applausi. Fischia il direttore di gara, il cross sul primo palo, brivido e pareggio, incredibile gol di Biasiol, 39 sul cronometro, la deviazione di Biasiol, forse anche di un giocatore del Cesena sul primo palo, andiamo a rivedere Mariani, a mio avviso la toccano in due, un giocatore del Montegiorgio e anche uno del Cesena, vediamo qui dal basso, sì forse Valeri, forse Valeri, finisce qui 1-2-3, gioco, partita, incontro addirittura in anticipo, l'arbitro dice che può bastare così, Cesena 1, Montegiorgio 1, vittoria che manca ancora una volta alla squadra di Beppe Angelini e ora davvero si fa durissima. La buona notizia per il Cesena è rappresentata da quella vetta conservata a dispetto dei Santi e di un Matelica bloccato sul pari nel derby con la Jesina.
La cattiva notizia è che la squadra di Angelini non riesce più a vincere e spreca un'altra chance per blindare il proprio primato. Bianconeri senza lo squalificato Ricciardo e impegnati per gran parte del match a cercare di scardinare il bunker allestito dagli ospiti, i primi a rendersi pericolosi col diagonale di poco out di Albanesi. Il Cesena replica con l'imbucata di Valeri respinta da Menegatti, anche se la grande chance per sbloccare l'impasse arriva al 36esimo, con l'assistenza di Alessandro per Biondini, diagonale del Rosso che attraversa tutta l'area piccola per spegnersi sul fondo. Nella ripresa il Cesena finalmente sfonda. È il 13esimo e sul lancio dalle retrovie Tonelli si aggiusta il pallone con una prodezza e di sinistro fulmina Menegatti. Un vantaggio che però non viene capitalizzato. Angelini pensa soprattutto a coprirsi, sostituendo proprio l'ex Matelica con Viscomi, e gli dèi del calcio lo puniscono. Sul corner battuto da sinistra al 39esimo sfiora Biasol e Valeri si trasforma nello sfortunato protagonista di un autogol che riequilibra le sorti dell'incontro. Nei 10 minuti finali il tecnico del Cesena si gioca anche la carta della disperazione con Rutiens centravanti, ma i bianconeri non riescono più a rendersi minacciosi. Finisce così 1-1 la sfida dell'Orogel Stadium.